Forse sono stati bravi ad accogliere questo gruppo di ragazzi, veramente sta nascendo un bel gruppo. Sono contento e sono orgoglioso di allenarli perché giorno dopo giorno mi arricchiscono con il loro bagaglio di esperienze, con la loro voglia di voler fare qualcosa di strepitoso. Le domande sono tante, ci chiedono se ci saranno amichevoli, non ci sono amichevoli in programma, c'è in programma la prima partita ufficiale sabato. Forse no, diciamo, il punto più debole, come si può dire, è proprio questo, nel senso non siamo riusciti a fare amichevoli perché avevamo avuto difficoltà a trovare un po' di ritiro perché, come tutti sanno, noi siamo partiti un attimino in ritardo, quindi gli alberghi sono pieni, i campi erano occupati, abbiamo avuto la fortuna e la bravura del nostro direttore Raio a trovare questo albergo e questo ritiro qui a Chianciano. E purtroppo le squadre abbiamo avuto difficoltà, avevamo organizzato delle amichevoli, però poi per motivi un po' per Covid, un po' perché magari altre squadre avevano altri impegni, non siamo riusciti a fare amichevoli. Questa è l'unica cosa, diciamo, negativa che ci appresteremo ad arrivare alla partita di Coppa Italia con una valutazione fatta da ritiro, da allenamenti, dalle partite tra di noi. Prima partita nel mirino, come diceva lei, la partita di sabato 21 contro il Foggia. Quanto è curioso di vedere il lavoro che sta svolgendo sul campo? Io ripeto, sono curioso per tutti i giorni perché questi ragazzi ogni giorno mi sbalordiscono per la loro voglia di trasferire in campo sia il loro passato e la loro voglia di lavorare. Quindi per me sono un allenatore fortunato di poter allenare. Ci apprestiamo a giocarci la partita a Foggia, è una delle prime partite, affronteremo sempre con lo stesso piglio che è quello che noi dobbiamo cercare di andare sempre a fare la nostra partita, a cercare di far